Per quanto riguarda Todorov, si potrebbe dire soltanto che è una figura centrale della nostra cultura europea, perché ha sempre saputo scandire con interventi importanti le emergenze culturali che si sono date negli ultimi decenni. La presentazione più degna potrebbe essere quella di dire che siamo onorati di averlo tra noi qui alla Casa della Cultura. Personalmente devo a Todorov alcune cose e adesso dico. In primo luogo la prima conoscenza dello strutturalismo, quando ero ancora giovane. Poi l'indagine di tipo comunicativo intorno alle ragioni della vittoria dei conquistadores sulle civiltà indigene in America. E ancora l'indagine su Rousseau e la frase felicità. Infine le ricerche decisive sulla memoria. Ho testimoniato qui solo il mio apprendimento, quello che io ho appreso. Quindi è un percorso del tutto personale. Altri potrebbero illuminare percorsi molto differenti, però mi sembrava inutile ricorrere a bibliografie esteriori di tipo accademico. Mi sembrava molto meglio dire a un grande autore quello che un filosofo italiano ha appreso dal suo comportamento. Quanto alla memoria, sappiamo tutti, è un sapere comune che la nostra vita quotidiana ha perduto la dimensione della temporalità. Noi qui, quando dico qui, intendo dire qui, in questo particolare occidente nel quale viviamo, per lo più non abbiamo bisogno nella nostra vita quotidiana né di una memoria né di una dimensione del futuro, se non come vuoto questo futuro, come paura, come incognito. Il futuro si presenta in questo modo. Questo vuoto allora rende ancora più facile presso di noi, presso il nostro modo di vivere quotidiano. La manipolazione rende facile la manipolazione della memoria da parte delle comunicazioni di massa. Diventa in questo caso uno spettacolo o addirittura una falsificazione. Proprio è il nostro vuoto che rende possibile che la memoria subisca falsificazioni. Altrove non è così. La memoria non è un fatto naturale, è un fatto di cultura. Quindi secondo gli equilibri culturali, secondo gli equilibri sociali, esiste una selezione del senso della memoria. L'ho detto da noi, che senso ha la memoria? Vale quindi la pena di fare qualche considerazione di ordine generale. Sulla memoria, in quanto venga considerata come un bene collettivo, qualcosa che interessa tutti, deve necessariamente passare la prova della verità. Non c'è ovviamente né un solo oggetto della memoria, né un solo modo di narrare la memoria. Il modo più comune è relativo al rapporto memoria-verità che si esprime nel lavoro storico. Ora, il lavoro storico sapete tutti che non è oggettivo nel senso che è una fotocopia di quello che succede, è un'idea, tanto è un'idea regolativa di oggettività. Però questa idea regolativa di oggettività nel rapporto tra memoria e storia è l'etica della narrazione storica. Ma naturalmente c'è anche il potere sulla memoria e quindi è possibile che ci sia una scrittura storica falsa. Nel celebre romanzo di Orwell c'è addirittura un dipartimento politico
che riscrive ogni giorno la memoria falsa. Del resto, memorie storiche false, le sappiamo lunghe, perché per anni la storia del Partito Comunista dell'Unione Sovietica veniva regolarmente riscritto, cancellando personaggi, unendone altri, però il concetto era proprio questo, quello di fare in modo che sembrasse la verità. Cioè la memoria, per essere un bene comune, collettivo, deve presentarsi con l'effetto di verità. Ora, anche rispetto a una memoria che diventa legittimamente storia, ci sono dei limiti. Molto dell'esperienza va perduto. Nell'oggettività, nella costruzione narrativa dell'oggettività storica, si perde quasi necessariamente il vissuto che è difficile rivivere, perché il tessuto storico molto spesso è narrato in forma categoriale, ci sono delle categorie che danno ordine, quindi è una narrativa che si ispira all'oggettività e tende a perdere i vissuti. Per questo talora le autobiografie e i ricordi sono più efficaci della narrazione storica e forse anche insegnano qualche cosa di più, al di là delle nozioni, perché danno la situazione dei sentimenti vissuti che sono stati vissuti proprio nel gioco di quel momento e che in certa misura non appaiono ripetibili fuori di quell'esperienza. E la narrazione non storiografica, la narrazione memoriale, autobiografica, fa emergere proprio quello che è ovvio che la narrazione storica mette da parte, non può prendere in considerazione. Ci sono esperienze difficili, mostruose, crudeli, che la narrazione autobiografica riesce a mettere in luce molto bene e addirittura a consentire di poterne rivivere emozionalmente il momento. Dette queste cose molto in generale, che resta il problema dell'uso della memoria. La memoria condiziona chi posso essere materialmente, cioè a cominciare dal proprio corpo. Il proprio corpo è sempre una memoria, è una serie di memorie che si combinano. E quindi la memoria ci condiziona materialmente. Quello che siamo costruiti, quello che abbiamo potuto costruirci con le nostre attività, con il nostro fare, con il nostro pensare, muoverci, lavorare, essere costruiti biologicamente in un certo modo, tutto questo sistema di relazioni è un sistema memoriale, materiale, che costituisce la nostra corporalità, ma siamo anche memoria a livello simbolico, cioè identificazione. Ma guardate bene che questa identificazione simbolica è certamente una eredità, ma teniamo presente che almeno in parte dobbiamo essere consapevoli che è una eredità fuori corso, come una moneta che non si può più spendere. Per la semplice ragione che i problemi attuali, la contemporaneità, circoscrive l'ambito dei problemi ai quali bisogna partecipare. E quindi la moralità, la convenienza, l'opportunità, la saggezza o il loro contrario, cioè per esempio la violenza, per esempio l'inopportunità, per esempio l'immoralità, cioè il contrario, sono tutti iscritti nel perimetro della contemporaneità e quindi fanno parte del giudizio che nasce dall'esperienza contemporanea. E qui il rischio è quello di usare invece la memoria come forza ideologica. Capisco bene, guardate bene, capisco bene
che una memoria come identità possa avere una sua energia affermativa, sino al punto di poter divenire una energia aggressiva, e per quanto riguarda chi ha questa energia aggressiva, addirittura una ossessione identitaria, l'essere ossessionati dalla propria identità. Ma a mio modo di vedere, il diritto attuale della memoria va sempre misurato con i criteri plurali che emergono dalla situazione attuale, tenendo conto delle figure soggettive che sono nella situazione e nel modo in cui ogni figura soggettiva partecipa alla situazione. E secondo me, nelle relazioni sociali e politiche, proprio in quanto considerate come realtà immanente, che è lì, che costituisce il tessuto delle relazioni concrete della nostra esistenza, allora l'elaborazione immanente di questa situazione, nella quale siamo, nella quale non possiamo evadere, l'elaborazione non può che derivare da criteri immanenti di giustizia. Spero di aver indicato approssimativamente il tessuto dei problemi che si sottendono al nostro seminario. Vi ringrazio. Bien, je vais intervenir en second maintenant, mais je vais commencer par parler non pas des problèmes généraux de la mémoire, mais plutôt en partant du film d'Eyal Sivan, Iskor. C'est un film que j'ai vu pour la première fois il y a maintenant peut-être 10 ans, mais que j'ai revu pour notre rencontre. Et quand je l'ai vu, j'ai été très impressionné parce que je me suis retrouvé entièrement dans le message qu'il transmettait, et je me suis rendu compte que c'était un film tourné en 1990, qui était l'époque où j'écrivais un livre intitulé « Face à l'extrême », qui touchait au même problème et qui occupait des positions très semblables. Mais évidemment, je ne connaissais pas son travail comme il ne connaissait pas le mien, donc cette rencontre m'a semblé très significative, bien sûr, parce que quand quelqu'un pense comme vous, vous dites tout de suite que c'est la vérité, que ça ne peut être que pour de très bonnes raisons. Tra poco commenterò quanto è stato appena detto, ma intendo partire non dal problema generale, bensì dal film di Eyal Sivan intitolato Iskor, che ho visto per la prima volta 10 anni fa e che ho rivisto recentemente per questo incontro odierno. Il film mi ha profondamente impressionato perché mi ci sono ritrovato del tutto, anche nel messaggio che il film stesso trasmette, e mi sono reso conto già nel 1990, quando il film è stato girato, che il messaggio e il problema affrontato dal film e le posizioni presentate nel film corrispondevano al problema che io stavo affrontando in un volume intitolato Face à l'extrême, e naturalmente riconoscendo le mie posizioni nel film mi sono detto: non può essere che è vero. Donc, comment je vois ce film aujourd'hui, comment je le revois, pour moi, c'est un film sur l'éducation d'un esprit nationaliste par le moyen de la mémoire, par le rappel du passé. Et plus spécifiquement, donc dans les séquences différentes du film, Eyal montre qu'il y a deux grandes pages du passé
qui sont utilisés pour inculquer cet esprit, ce sont les situations où l'on a été victime et les situations où l'on a été héros. Et les deux situations sont aussi favorables l'une que l'autre pour éduquer cet esprit patriotique. Ebbene, come vedo e come vedo questo film? È un film sull'educazione allo spirito nazionalista e l'utilizzo della memoria e della rievocazione del passato. Nelle diverse sequenze del film, Eyal mostra due grandi pagine del passato per inculcare questo spirito. Da una parte le situazioni in cui ci si ritrova vittime e dall'altra parte le situazioni in cui ci si ritrova eroi. Entrambe favoriscono questa opera di inculcare uno spirito patriottico. Victime, donc dans ce cas particulier, ils l'ont été sous le pharaon et sous Hitler, et ces deux situations très éloignées dans le temps se trouvent dans l'enseignement amalgamées l'une avec l'autre. Les méfaits des nazis sont comme une continuation des méfaits du pharaon et réciproquement. Donc il y a une continuité des deux. De même pour les actions héroïques qui correspondent à un passé très lointain et ensuite en sautant 2000 ans à un passé tout à fait récent. Dans les deux cas, et je pense que cela est assez caractéristique de cet usage de la mémoire, dans les deux cas, on refuse toute transposition, toute modification, que ce soit du sujet ou du prédicat, que ce soit de l'identité de ceux qui agissent ou de l'identité de l'action qui est agie. Et c'est ce qui permet d'établir des ponts entre le passé et le présent. Ebbene, in questo caso particolare si vede una continuità delle vittime sotto il faraone e delle vittime sotto Hitler, due situazioni storicamente molto lontane, ma che in realtà nell'insegnamento vengono amalgamate tra loro, per cui i misfatti nel stato di schiavitù sotto il faraone non sono che, o meglio, i misfatti sotto, con Hitler, non sono che la continuità dei misfatti sotto il faraone. Lo stesso vale per le azioni degli eroi che corrispondono a un passato remoto e poi con un salto di 2000 anni a un passato recente, e questo lo ritengo una caratteristica dell'utilizzo della memoria, cioè si rifiuta una trasposizione, una modificazione del soggetto o del predicato, dell'identità di chi agisce e dell'identità dell'azione agita, stabilendo così dei ponti molto stretti di continuità. L'objectif de l'éducation, c'est de continuer à combattre tous les ennemis. Parce que, d'une part, ils ne font plus qu'on puisse nous faire du mal, d'une part, et d'autre part, il faut continuer l'action de ceux qui sont tombés en défendant nos droits. Quand je dis que ni le sujet ni le prédicat ne doivent changer, je pourrais l'illustrer par cette phrase qui est « Nous avons souffert ». Eh bien, la phrase « nous avons souffert » dont on déduit « donc nous ne devons plus souffrir »,« nous avons souffert », elle ne doit pas être modifiée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire « quelqu'un d'autre a souffert ou souffre aussi aujourd'hui ».
ni nous avons eu d'autres expériences que la souffrance. Ainsi, on voit dans le film comment les Juifs venus du Maroc, par exemple, apprennent comme leur passé, non pas leur existence réelle, celle de leurs ancêtres, de leurs grands-parents ou parents, mais celle des victimes de la barbarie nazie. Donc, des pans entiers de l'expérience se trouvent éliminés. Dans le passé, tout ce qui n'est pas persécution et souffrance de ce groupe-là, dans le présent, tout ce qui est persécution et souffrance d'autres groupes, y compris ceux qui souffrent par notre faute. Ebbene, l'obiettivo educativo è quello di continuare a combattere tutti i nemici, perché da un lato non ci possiamo più muovere e dall'altro, per continuare l'azione dei caduti, coloro che sono caduti per difendere i nostri diritti. Ora, quando parlo di un'impossibilità di cambiare, di cambiamento, di mutamento del soggetto, del predicato, posso sintetizzare questa visione nella frase «Noi abbiamo sofferto», che non può essere modificata nei due sensi, cioè noi abbiamo sofferto e non soffriremo più e non vogliamo più soffrire. E in questa seconda accezione, che qualcun altro soffra oggi, cioè non può essere intesa in questa direzione. Per cui alcune sequenze, per esempio, del film degli ebrei originari del Marocco, in cui non viene riconosciuta altra cultura e altre esperienze di sofferenza, per cui non si studia e non si parla dell'esistenza reale dei nonni o dei genitori appunto di origine marocchina, bensì quella della vittima delle barbarie naziste, per cui parti intere dell'esperienza vengono eliminate. Nel passato non esiste altra sofferenza che la nostra, nel presente non esiste altra sofferenza, non esiste, non riconosciamo la sofferenza altrui, anche quella provocata da noi stessi. Le film è ponctué par des interventions d'un sage israélien qui est Yeshua Leibovitch, à qui Eyal a consacré un autre film entier, passionnant, dont je retiens quelques formules. Le sequenze del film si alternano anche ad alcuni interventi di un saggio israeliano, Leibovitch, a cui Eyal ha dedicato un altro film appassionante. Voglio qui riportare alcune delle sue asserzioni. L'une des phrases frappantes de Leibovitch, c'est « Dans la Shoah, il n'y a pas de leçon pour les Juifs ». C'est une phrase frappante parce que, bien entendu, nous sommes habitués à ce que le peuple juif, les Juifs, dans différentes circonstances, au contraire, semblent trouver de nombreuses leçons pour eux dans la Shoah. Pourquoi Leibovitch dit qu'il n'y a pas de leçon pour les Juifs? Je dirais que c'est pour la même raison que dans le viol que subit une femme, il n'y a pas de leçon pour la femme. Il y a une leçon pour l'humanité, il y a une leçon pour le violeur, il y a une leçon pour ses proches, mais il n'y a pas de leçon pour celle qui a été victime impuissante et qui n'a fait en l'occurrence que subir.
Et je voulais vous signaler à cette occasion une revue qui a commencé à paraître il y a quelques mois à Paris, qui s'appelle « De l'autre côté », une revue dont le premier numéro est consacré au thème de l'exil, et dans lequel on lit une longue interview de Amira Haas, cette correspondante de Canarets dans les territoires occupés. Et ce qui me frappe, c'est que Amira Haas elle-même retrouve cette idée, sans se référer particulièrement à Leibovitch, en disant, par exemple, l'étude de cette époque, elle parle de l'époque de la Shoah, l'étude de cette époque mène à un non-sens existentiel, comme s'il fallait ne pas l'étudier, non pas pour ignorer ce qui s'est passé, mais surtout pour ne pas chercher à tirer un sens du présent, d'une situation qui est précisément le déni de tout sens. Et ce qui me plaît bien dans cette interview d'Amira Haas, c'est qu'elle transpose la même exigence en l'adressant aux Palestiniens. Il ne faut pas que les Palestiniens, à leur tour, s'enferment dans un ressassement de la situation qui a consisté à leur faire subir quelque chose sans pouvoir agir en tant que sujet actif. Et je vous lis cette phrase aussi, je vais vous la relire après. Amira Haas dit « La question que je me pose est ce qui doit changer dans la stratégie de résistance palestinienne, sachant qu'un groupe opprimé ne subit pas seulement. Il est aussi un agent de son propre destin. Il ne suffit pas d'être victime, il faut devenir sujet. Devenir sujet de sa foi, de sa vie. Je suis fatigué des discours victimaires. » Tra le affermazioni di Leibovitch c'è una frase particolarmente significativa. Egli afferma che nella Shoah non c'è alcuna lezione per gli ebrei. Naturalmente siamo abituati nel popolo ebraico che gli ebrei stessi seguono effettivamente trarre numerose lezioni dalla Shoah. Eppure perché, ci chiediamo, Leibovitch afferma questo? Per la stessa ragione per cui una donna che subisce uno stupro non ha nessuna lezione da trarre dallo stupro, la lezione per il resto dell'umanità, per lo stupratore, per le persone a lei vicine, ma senz'altro non per la donna stuprata, perché non è stata altra che vittima impotente, non ha potuto che subire lo stupro. In una rivista recentemente pubblicata a Parigi che si chiama De l'autre côté, il primo numero uscito pochi mesi fa è consacrato all'esilio, Amira Haas, che è corrispondente nei territori occupati, senza fare alcun riferimento specifico a Leibovitch, presenta un'idea particolarmente importante, nel senso che lei si chiede che lo studio della Shoah forse non debba essere continuato a essere realizzato perché non bisogna cercare di trarre un senso da una situazione in cui è negato ogni senso, e traspone questa stessa esigenza rivolgendola ai palestinesi e riferendosi alla situazione dei palestinesi che subiscono come vittime. E in effetti la frase che viene citata è: la domanda che mi pongo è che cosa deve cambiare nella strategia di resistenza palestinese, sapendo che un gruppo oppresso non subisce soltanto, è anche agente del proprio destino. Non basta essere vittima, bisogna diventare soggetto della propria fede, della propria vita.
sono stanca dei discorsi vittimistici. Une autre phrase de Lebovitch dans le film qui me touche, c'est lorsqu'il dit quelque chose comme ceci: la souffrance subie peut légitimer la souffrance infligée. D'avoir été l'objet de la souffrance ne vous empêche pas de devenir ensuite le sujet de la souffrance. Un'altra affermazione di Lebovitch che mi tocca da vicino è più o meno la seguente: la sofferenza subita non può legittimare la sofferenza inflitta. Essere stati oggetto di sofferenza non impedisce di diventare soggetto di sofferenza altrui. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une relation mécanique qui chaque fois produit le même résultat. Mais d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus d'une garantie. Ce n'est pas parce qu'on a soi-même été l'objet de la violence que l'on ne sera, qu'on sera immunisé contre l'exercice de toute violence. Bien au contraire, nous le savons aussi à partir des situations individuelles, combien souvent ce sont précisément les enfants battus qui risquent de devenir des parents qui battent. Naturalmente non si tratta di una relazione meccanica, cioè ogni volta non produce lo stesso risultato, è chiaro, non si tratta di una garanzia, perché non è perché si è stati oggetto di violenza che si è immunizzati dall'esercizio di qualsiasi violenza, anzi è proprio, se pensiamo alla situazione degli individui, sono proprio i bambini che hanno subito percosse violenze in casa che diventeranno i genitori che picchieranno i propri figli, sorelle. Un'altra frase che Lebovitch rappelle à deux reprises, il l'a dit même dans l'original, parce que c'est une phrase citée, lui vient d'un dramaturge autrichien du début du 19e siècle, Franz Grillparzer, qui dit: de l'humanité, par la nationalité, à la bestialité. Cette phrase lui plaît dans sa densité, dans son laconisme, et on peut la commenter un peu. Pourquoi ceci? Parce que si l'on réduit le cadre de référence qui est le nôtre depuis l'humanité, c'est-à-dire tous les êtres humains, jusqu'à la nationalité, c'est-à-dire notre groupe par exclusion à tous les autres groupes, eh bien, ces autres groupes n'ont plus un statut égal au nôtre et sont potentiellement ramenés au statut des animaux, c'est-à-dire des non-humains. Donc, on peut leur infliger tout. D'une certaine façon, dans cette restriction, dans cet abandon de l'idée d'humanité au profit de l'idée de nationalité, réside déjà le danger, en cas extrême, bien sûr, de voir s'imposer la bestialité. Ebbene, questa affermazione, scusate, un'altra frase di Lebovitch che questo filosofo ricorda ben due volte nel film e che prende dall'originale citando la fonte che è in realtà Franz Grillparzer, un drammaturgo austriaco dell'inizio del XIX secolo, che recita: dall'umanità attraverso la nazionalità alla bestialità. E a Lebovitch piace questa affermazione per la densità e anche la laconicità
della frase stessa, ma se proviamo a articolarla un po' di più e ci chiediamo cosa significa, forse vediamo che se si riduce il quadro di riferimento, cioè il nostro, cioè si passa dall'intera umanità, cioè gli esseri umani, alla nazionalità, cioè il nostro gruppo specifico, escludendo gli altri gruppi non godranno più di uno statuto pari al nostro, cioè potenzialmente potranno essere trasformati in uno statuto animale, cioè non umano, perciò la violenza che verrà loro inflitta sarà legittimata. Per cui l'abbandono dell'idea dell'umanità a vantaggio dell'idea della nazionalità è in questo passaggio che risiede un pericolo. Et le danger, c'est de voir certains êtres humains traités comme s'ils n'appartenaient pas au genre humain, c'est-à-dire les réduire à l'état bestial, à l'état d'animal. Et le pericolo est de considérer alcuni esseri umani non più tali, ma ridotti allo stato della bestialità e quindi potenzialmente trattati in qualche modo. Enfin, une dernière phrase, et là je passe vite parce que c'est un peu une évidence. Leibovitz rappelle qu'on. Leibovitz n'appelle pas du tout à ignorer le passé, mais il rappelle que de ce passé, on peut faire des usages multiples et que l'un de ces usages consiste à nous détourner du présent, à cacher le présent. Que donc, le rappel du passé en lui-même n'est pas une justification suivante, il faut voir à quelle fin est utilisé ce rappel, est-ce pour éclairer le présent ou est-ce pour mieux l'ignorer? Bene, un'ultima phrase che cui accennerò soltanto perché è piuttosto evidente è che Leibovitz non invita a ignorare il passato, però ci ricorda che il passato può essere oggetto di molteplici usi, uno dei quali è allontanarci dal presente e celare il presente, per cui di per sé il ricordare, rievocare il passato non è una giustificazione, occorre interrogarsi a quale fine viene utilizzato, per gettare più luce sul presente oppure per nascondere e offuscare il presente e ciò che accade nel presente. Je voudrais maintenant, pour finir, quitter un instant le film pour parler en mon nom de cette même question de mémoire. Et d'abord pour dire que, à mes yeux, à mon tour, le rappel du passé est inévitable et souhaitable en même temps, car le passé est grandement responsable de notre identité, de ce que nous sommes. Mais cette affirmation, ce constat, ne représente pas une recommandation, car on peut construire une identité négative comme une identité positive. Bref, ce n'est pas parce que le passé nous est nécessaire que nous savons déjà quel sera son rôle dans la construction de l'identité. Ebbene, vorrei ora lasciare accantonare un attimo il film per parlare a nome mio della memoria. A mio avviso, a mia volta, io credo che rievocare il passato sia inevitabile
è auspicabile, perché il passato è fortemente responsabile della nostra identità, di ciò che siamo. Questa constatazione però non rappresenta una raccomandazione, si può costruire la propria identità in termini positivi o negativi, e non né perché il passato è necessario che sappiamo già il suo ruolo nella costruzione della nostra identità. Dans les usages de la mémoire, dans les manières dont on se sert du passé, il y a un Scylla et une Charybde que j'appellerais la sacralisation et la banalisation. Deux écueils également dangereux pour l'usage du passé. La sacralisation, lorsqu'on s'enferme dans la littéralité de l'expérience passée et qu'on refuse tout rapprochement et toute modification, comme je disais tout à l'heure, dans la phrase qui désigne notre passé, et la banalisation qui consiste à plaquer simplement l'expérience passée sur le présent, comme si ce rapprochement suffisait pour rendre le présent intelligible. Ebbene, vorrei dire che negli usi della memoria, nella maniera in cui ci si serve del passato, riscontriamo una Scylla e Cariddi, da un lato la sacralizzazione, dall'altro la banalizzazione, due scogli che sono entrambi pericolosi. Nella sacralizzazione ci si rinchiude nella letteralità dell'esperienza passata, rifiutando qualsiasi riavvicinamento, riaccostamento e modificazione della frase che designa il passato. Nella banalizzazione invece si appiattisce l'esperienza passata sul presente, come se riavvicinarsi al passato fosse sufficiente per rendere intelligibile il presente. L'exemple le plus clair de ces deux attitudes qui se retrouvent ensemble consiste à dire d'une part que la Shoah est unique, mais en même temps que Hitler est partout. Ebbene, un esempio più chiaro di questi due atteggiamenti che in realtà ritroviamo uniti consiste nel dire che la è unica, mentre Hitler è ovunque. Or les deux sont à la fois excessifs et compréhensibles. Bien entendu, ce qui est arrivé aux Juifs d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale est un événement unique, mais en même temps, pour mieux le comprendre, nous avons besoin de le comparer, de l'opposer, de le relier à tout ce qui lui a précédé, car sinon, nous le transformons à un objet sacré dont nous refusons de tirer des leçons. Or, il faut du passé tirer des leçons si nous voulons que le passé ne soit pas, justement, ne se soit pas produit en vain. D'un autre côté, bien sûr, Hitler incarne une forme de mal extrême, et en ce sens, nous avons tendance à stigmatiser Saddam Hussein, Nasser, je ne sais pas, tous les méchants, Milosevic de ce monde, en disant que c'est encore Hitler qui arrive, Poutine,
Autruche, enfin je ne sais pas, Hitler, on le voit partout, là où on veut. C'est ce qu'un philosophe appelait la reductio ad Hitlerum. Mais évidemment, cela n'explique rien. Si nous voulons comprendre la politique de Poutine aujourd'hui, ou de Bush, ou de Saddam Hussein et de Milosevic hier, ce n'est pas en les comparant à Hitler que nous pouvons le faire. Ebbene, in effetti entrambi sono eccessivi e comprensibili, perché se ciò che è successo alle regioni europee nella seconda guerra mondiale naturalmente è un avvenimento unico, ma per meglio capirlo occorre confrontarlo, contrapporlo, collegarlo a ciò che lo ha preceduto, altrimenti lo trasformiamo in un oggetto sacro, consacrato, e così facendo ci rifiutiamo di trarne una lezione, mentre dobbiamo trarne una lezione perché il passato non si sia prodotto in vano. D'altro canto Hitler incarna una forma di male estrema e questo spiega perché tendiamo a stigmatizzare figure come Saddam Hussein, Milosevic, Putin, Bush, quello che un filosofo ha definito la reductio ad Hitlerum. Questo però non ci spiega niente se vogliamo cercare di capire la politica attuale di Putin, di Bush o quella che è stata la politica di Milosevic. Non ci serve confrontarli a Hitler. Pour échapper à ce double écueil, à Scylla et Charybde en même temps, comment faire? Eh bien, je n'ai pas de recette, mais je pense que ce qu'on pourrait appeler le travail de mémoire consiste à ne pas enfermer l'événement du passé dans sa singularité, mais d'essayer d'en tirer une loi générale. Et de ce point de vue, pour moi, c'est le devoir de justice qui doit l'emporter sur le devoir de mémoire. Ebbene, per sfuggire a questo doppio scoglio, a questa Scylla e Charybdi che coesistono, come fare? Non esiste naturalmente una ricetta, ma io credo che il lavoro della memoria consista nel non rinchiudere un evento del passato nella sua singolarità, ma occorre trarne una legge generale, per cui il dovere della giustizia deve avere la meglio sul dovere della memoria. Je voudrais conclure en évoquant un tout autre exemple. C'est celui d'un peintre qui est né en Yougoslavie, si l'on veut, mais qui a vécu surtout en Italie. C'est Zoran Muzic. Vous savez sans doute que Muzic, qui vivait à Venise, avait passé des années dans un camp de concentration à Dachau, plus exactement, et qu'il en est sorti, il était jeune garçon, il voulait déjà être peintre, il avait fait des croquis même qu'il a pu sortir de son emprisonnement, mais une fois libre, il était totalement incapable de peindre ce qu'il avait vu. Et puis, les années ont passé, il y a eu la guerre en Corée, ensuite la guerre du Vietnam, d'autres guerres en Afrique, etc. Et petit à petit, Muzic s'est rendu compte que ce qu'il croyait être une expérience absolument unique et intransmissible était hélas une expérience de l'humanité. Et il s'est engagé à ce moment dans la peinture de son grand cycle intitulé « Nous ne sommes pas les derniers ».
Et vous avez sûrement vu ces amoncellements de charniers que représentent ces tableaux de Guzic, sans doute la plus forte représentation de l'expérience concentrationnaire. Je pense que voilà un exemple de ce qu'il est possible de faire de la souffrance passée. Ebbene, per concludere voglio evocare un esempio che si rifà alla tortura. Mi riferisco a un pittore nato in Jugoslavia ma che ha vissuto gran parte della sua vita in Italia, a Venezia. Si tratta di Zoran Muzic, e che è stato rinchiuso in un campo di concentramento ad Dachau nello specifico, e una volta uscito aveva già allora intenzione di diventare pittore. Durante la sua detenzione aveva realizzato una serie di schizzi che era riuscito a portare con sé in salvo, però una volta libero si ritrovò incapace di dipingere ciò che aveva visto. Passarono gli anni, scoppiò la guerra in Corea, la guerra in Vietnam, numerose guerre in Africa, e pian piano Muzic si rese conto che la sua esperienza, che aveva fino a quel momento considerato unica e non trasmettibile, purtroppo era un'esperienza dell'umanità, e perciò si è dedicato, anima e corpo, a realizzare un grande ciclo di dipinti intitolato Non siamo gli ultimi, che è una delle più forti rappresentazioni dell'esperienza concentrazionaria. E con questo voglio concludere il mio intervento. Sollecitazione intellettuale e morale. Quindi affiderei proprio al pubblico la ripresa del discorso, fare delle domande a Todorov e iniziare un dialogo su questi temi che mi parlano estremamente importanti. Peut-être qu'on peut donner la parole a Eyal. Ah oui. Moi je crois aussi que le film est suffisant. Le film c'est suffisant. Mais je dirais plus que ça. Je crois que si j'aurais lu cet incroyable article, livre, témoignage qui est Les abus de la mémoire qu'a écrit Svetlana à l'époque que je fais Iskor, peut-être Iskor n'aurait pas existé. C'est mauvais. Intanto vorrei dire che se avessi letto questo articolo, questo libro, questa testimonianza di abusi della memoria, mentre stavo girando Iskor, probabilmente non avrei realizzato Iskor, non esisterebbe Iskor, il mio film. Un film est composé de 25 images secondes, c'est-à-dire qu'il y a grosso modo 150 000 images dans le score. Et je me demande jusqu'à quel point il y a un abus d'image dans le score et une précision dans les abus de la mémoire, et ceci n'est pas un compliment. C'est pas un compliment. Mi domando se vedete un film composto di 25 immagini al secondo. Il score è costituito di 150.000 immagini e mi chiedo fino a che punto ci sia un abuso di immagini in score, e quanto invece la precisione degli abusi della memoria non lo mette in luce. E sottolineo che non si tratta di un complimento. Si le projet de discours des esclaves de la mémoire est plutôt un travail
intuitive, certes autobiographique, comme je le dis souvent, je suis à la fois victime et survivant de ce système d'éducation, donc il y a un travail autobiographique. Certains éléments sur qu'est-ce que le mot mémoire, qu'est-ce qu'elle compose, m'ont été révélés plutôt à la lecture de Todorov. Et c'est un projet qui scorre, scanne la mémoire, est plutôt un lavoro intuitif, senz'altro autobiographique. Io dico sempre che sono in prima persona vittima e sopravvissuto di quel sistema educativo. Ebbene, i diversi aspetti rilevanti del termine memoria mi si sono rivelati dalla lettura di Todorov. D'abord, cette idée que la mémoire n'est pas opposée à l'oubli. Je pense que ceci est fondamental, surtout face au serment permanent médiatique, politique, éducatif de notre présent, dans lequel on nous présente la mémoire comme un vaccin du futur. Ebbene, innanzitutto la memoria non si oppone all'oblio, e questo è fondamentale soprattutto dinanzi a questo continuo, permanente sermone mediatico, politico, educativo, secondo il quale la memoria è il vaccino del futuro. C'est ça, on voit, e peut-être l'état d'exception, l'état en grand E, à laquelle j'appartiens, l'état d'Israël, le montre bien, comment la mémoire devient presque un certificat d'autorisation. Mémoire permissiva. E si vede, forse lo si vede in modo particolare nello stato d'eccezione in cui vivo, voglio dire lo stato di Israele, che lo dimostra bene, la memoria diventa un certificato di autorizzazione. Un permesso. Un permesso, parce que dans ce monde de la mémoire, le rappelle bien Todorov, nous sommes que héros aux victimes. Et la victime est une figure associée au bien, toute victime est des côtés de bien, sinon elle n'est pas victime. Et la victime oppressante, la victime agissante d'une façon humaine, la victime violente, n'est pas vraiment violente. Un permesso nel mondo della memoria, qui come Todorov mette bene in luce, si è o eroi o vittime. Naturalmente la vittima non può che collocarsi sul versante del bene, per cui la vittima che esercita oppressione, la vittima che agisce violenza, in realtà è dalla parte del bene. Più compliqué che cela è le statut d'une victime de victime, pour reprendre la formule d'Edouard Saïd. La victime d'une victime, et puisque nous avons forgé une identité victimaire, nous, en l'occurrence, dont c'est nous, israéliens, nos victimes, et je ne réduis pas les Palestiniens qu'à l'identité de victime, en l'occurrence, je constate leur état d'opprimé, eh bien c'est à la victime de victime de prouver qu'elle est une réelle victime. In realtà la questione è più complicata, perché lo statuto di vittima, di una vittima, e qui mi rifaccio al concetto di Edouard Said, e noi israeliani abbiamo plasmato la nostra identità in quanto identità di vittime, e naturalmente, tra parentesi, io non riduco i palestinesi, cioè constato il loro stato di vittime, ma noi israeliani, in quanto vittime di vittime, dobbiamo dimostrare di essere le vittime reali, vere e proprie. C'est la victime de la victime de prouver sa réelle identité. Et la victime de la victime qui doit démontrer le suo reale stato di vittima. Oui. La victime de la victime. Scusate, sì, palestinesi, non mi serve. Scusate.
À partir de là, on rentre dans un terrain glissant. C'est-à-dire en utilisant ces deux notions égales, victime et victime, ou la victime de victime, nous nous retrouvons dans la comparaison. Nous nous retrouvons dans la comparaison, et cette comparaison, comme vous le savez, elle est les dangers même à partir de cette idée que rien n'est comparable à ce moment de souffrance ultime qui est Auschwitz. Eppure non c'è nulla che può essere paragonabile al momento finale, cioè Auschwitz. Comparaison, c'est confronto. C'est confronto. Excusez-moi. La question qui est posée, c'est quel est le processus que je me pose, si vous voulez, mais que je crois que Todorov l'a posé très bien, puisqu'il l'a donné maintenant, c'est comment sortir de la comparaison et rentrer dans l'analogie. La comparaison n'est pas une analogie, mais rentrer dans l'analogie, Todorov l'appelle la mémoire exemplaire qui l'oppose à la mémoire littérale. Ebbene, l'interrogativo che mi pongo, il processo che cerco di indagare e che Todorov ha messo bene in luce, è come uscire dal confronto per entrare nell'analogia, quello che Todorov definisce la memoria esemplare contrapponendola a quella letterale. La condizione per cela, c'est peut-être se considérer comme appartenant à la même humanité, faisant partie de la même humanité, alors que le paradoxe judéo-israélien, si vous voulez, est que justement l'existence même de cette néo-identité israélienne est issue de l'exclusion de l'humanité. Ebbene, in realtà la condizione per realizzare ciò credo che sia quella di considerarci appartenenti alla stessa umanità, mentre il paradosso ebraico-israeliano è che l'esistenza stessa dell'identità israeliana deriva dall'esclusione del resto dell'umanità. Vous donnez un exemple concret: en 1961 a eu lieu à Jérusalem le procès d'Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, responsable de transport de juifs vers les camps de la mort, est jugé sous 11 actes d'accusation. Une grande partie, crime contre l'humanité, dans un tribunal israélien, je précise. Une partie, crime contre l'humanité, appartenance à l'organisation criminelle. Mais Adolf Eichmann est jugé aussi sur date d'accusation qui est crime contre le peuple juif. C'est-à-dire d'un côté on a les crimes contre le peuple juif et de l'autre côté on a les crimes contre l'humanité. Un esempio, nel 61 c'è stato un processo ad Adolf Eichmann che è stato in un tribunale israeliano e costui è stato il responsabile della deportazione degli ebrei nei campi di concentramento. Furono 11 gli atti di accusa, tra i quali crimini contro l'umanità, l'appartenenza a un'organizzazione criminale e i crimini contro il popolo ebraico, per cui da una parte crimini contro l'umanità, dall'altra quelli contro il popolo ebraico. C'est-à-dire che il tribunale israelien, in una certa maniera, reprend cette division entre humanité et judéité et qui fait partie de la construction mémorielle israélienne. Et quindi il tribunale israeliano riprende questa divisione tra umanità ed ebraismo che fa parte della costruzione della memoria israeliana. Et à partir de là, je me pose la question, je pose plutôt à Svetlana la question, puisque nous nous sommes retrouvés à un moment, même je pense dans un journal français autour de cette notion de devoir de justice, c'était dans la revue Débat à partir des tribunaux, sur le tribunal international, et tous les deux, nous opposons devoir de justice à devoir de mémoire. Comment on prend une identité
construit par défaut de l'humanité, c'est excluant de l'humanité pour pouvoir affirmer son identité. Quel est le processus mémorial, c'est-à-dire le travail de mémoire qui doit être fait pour pouvoir les ramener au sein de l'humanité, c'est-à-dire accepter les règles de justice humaine? Prendo le mosse per chiedermi, ma forse a questo punto per chiedere a Zvetan come possiamo, perché tra l'altro ci siamo ritrovati su una rivista francese che su un dialogo, un colloquio, ci siamo ritrovati sulle stesse posizioni in cui entrambi contrapponiamo il dovere della giustizia al dovere della memoria. Ebbene, come possiamo, come è possibile con un'identità costruita in mancanza di umanità, cioè escludendo il resto dell'umanità, può innescare un processo, un lavoro sulla memoria per riportarci al centro dell'umanità e quindi per accettare la giustizia umana, sì, delle regole. Et pour ne pas rester dans la généralité absolue, dans une question qu'on ne peut pas y répondre, je voudrais parler de ce poète israélien, sioniste de la première heure, qui est Avot Yeshurun, qui écrit dans les années 50 un poème dans lequel une phrase en exergue de poème dit la chose suivante. La Shoah, je reprends les mots tels qu'ils l'utilisent, la Shoah des Arabes des terres d'Israël. Il parle de l'expulsion de Palestiniens de 1948. C'est bien écrit. La Shoah des Arabes des terres d'Israël et la Shoah des Juifs d'Europe sont une et unique Shoah, la nôtre, celle des Juifs. E per non rimanere nella generalità assoluta e quindi non rimanere con un interrogativo al quale non si può dare risposta, voglio citare un poeta israeliano, Avot Yeshurun, che negli anni 50 scrive una poesia con una frase in esegra che recita: la Shoah degli arabi delle terre di Israele, fa riferimento all'espulsione dei palestinesi nel 48, e la Shoah degli ebrei d'Europa sono una Shoah e una Shoah sola degli ebrei. Cette position d'accepter, de réfléchir d'une façon analogique. Encore une fois, non pas la comparaison, on sait qu'il y a Mira dans les citations que vient de lire Svetan, est présentée aujourd'hui dans la société israélienne, mais aussi dans la société européenne, comme sacrilège. Ebbene, l'accettare e riflettere in modo analogico e non comparativo, come afferma anche Amira nella citazione che Todorov ci ha letto, si presenta nella società israeliana, ma in realtà anche nelle società europee, come sacrilega. Double sacrilege, à la fois sacrilege, désacralisation de ces événements qui est la Shoah, ou plutôt les mémorialismes de la Shoah, et sacrilège puisqu'il s'agit de désacraliser cette nouvelle théologie d'État qui est justement le shoïsme. Dunque, doppio sacrilegio perché comporta la desacralizzazione della Shoah, o forse per meglio dire del memorialismo della Shoah, e sacrilegio in quanto desacralizzazione, in quanto teologia dello Stato. Lo shoïsmo. Pour conclure sur ce double sacrilège, je me pose souvent la question, mais au fond, vous étiez élevé dedans, ou Amira a été élevé dedans, et pourtant, vous avez réussi à vous en sortir.
Comment est-il possible? E bene, per concludere su questo tema del doppio sacrilegio, spesso mi viene chiesto, ma come è possibile, lei, ma anche Amira, l'autrice dell'articolo, siete stati educati all'interno di questo sistema eppure siete riusciti a uscirne? Come? Une des hypothèses doit être simplement vouloir être différent des autres. Je suis sûr que ça fait en partie. Mais je crois qu'il y a quelque chose que je découvre a posteriori en lisant justement cette intolérance. Puisque la mémoire est aussi un acte d'oubli, puisqu'il y a effacement, voire négation dans l'acte même de mémoire, je pense que cette occupation dans le domaine de l'image a un lien. Je rappelle simplement que l'image n'est pas une fenêtre sur le monde, dont l'image n'est pas ce qu'on montre, comme on a tendance à le dire, mais l'image d'abord et avant tout sont quatre caches noires que l'on met sur la réalité quand il s'agit de documentaires pour pouvoir en insister sur quelque chose. Et je pense que cette idée justement entre ce qui n'existe pas et ce qui existe, cette tentative permanente d'à la fois essayer de voir ce qui est derrière les quatre caches noires, ou plutôt mettre ces quatre caches noires pour pouvoir insister sur un certain élément, correspondent vraiment à une structure que je la retrouve dans l'idée de mémoire. J'ai apparemment intégré l'image dès le départ, là où il y avait mémoire. Comme le disait Goethe, je pense, quand j'entends le mot mémoire, je me demande ce qui a été oublié. Questa motivazione esiste in me, in anima, ma in realtà un altro aspetto che scopro a posteriori dalle letture di Svetlana Todorov è che la memoria è anche un atto di oblio che cancella e nega e trova una negazione nell'atto stesso, per cui in realtà l'immagine non è una finestra sul mondo come di solito si consueti affermare, e che se si guarda attraverso l'obiettivo e quindi quello che i francesi si chiamano il quatre caches noires, cioè la cornice attraverso la quale si vede quando si filmano delle immagini, serve per capire, scoprire ciò che ci sta dietro, per cui questo corrisponde alla struttura che si ritrova nella memoria. Ogni volta che io penso alla parola memoria, mi chiedo che cosa è stato dimenticato, che cosa è stato oggetto di oblio. Je voudrais faire un commentaire. Et ensuite, on laisse parler tout le monde et on se tait, et il y a les moins deux grands bavards. No, vorrei fare un breve commento e poi noi staremo zitti per lasciare parlare tutti gli altri, siamo due grandi chiacchieroni. Je voudrais généraliser un peu cette situation, parce que nous partons du film d'Eyal qui traite de la situation d'Israël et de l'éducation qui y est donnée, et je voudrais rappeler qu'il s'agit là d'un exemple, certes, éloquent, mais nullement exclusif de ce qu'est une éducation nationaliste. Et pour ramener les choses plus près de nous et de notre pays adoptif, à tous les deux, en France, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire l'éducation, l'enseignement de l'histoire, de la littérature, de la philosophie même, a été très fortement orienté précisément de cette même manière, en réduisant l'histoire
aux épisodes soit de souffrance, regardez tout le mal que les Allemands nous ont fait, soit d'héroïsme, regardez comment nous avons réussi à les écraser à tel ou tel moment. Cette éducation qui rappelle tout à fait donc l'aphorisme chéri de Leibovitch, de l'humanité par la nationalité à la bestialité, même si les Français n'ont pas eu l'occasion de l'exercer, a néanmoins servi très fortement leur attitude. Et notamment, ce fait étonnant dans l'histoire française, que le 9 mai 1945 est à la fois la fête de la fin de la guerre et donc de l'émancipation définitive de la victime, puisque les Français étaient dans le rôle de la victime, mais c'est aussi le jour où les Français vont réprimer dans le sang la révolte de Sétif en Algérie, une révolte qui a fait, et l'imprécision même des chiffres est parlante, entre 1 500 et 30 000 victimes, une révolte qui était animée de l'esprit même que les Français voulaient faire valoir à travers leur résistance, un droit à l'autodétermination, un droit à vivre en liberté. Mais le fait qu'on s'était toujours vécu en victime ou en héros rendait impossible la perception de ce que d'autres pouvaient être victimes de nos agissements. Donc il s'agit d'une leçon qui dépasse de loin cette situation suffisamment dramatique pour qu'on en parle, mais qui nous concerne tous. Et je pense que l'histoire de l'Italie, que je ne connais pas assez bien, peut donner des exemples semblables. In effetti, dunque, noi partiamo dal film. Io vorrei generalizzare una situazione che nel film di Eyal è una situazione ben determinata, israeliana, anche dell'istruzione, dell'educazione israeliana. Per parlare però, pur trattandosi di un esempio eloquente, però non è esclusivo dell'educazione nazionalista. E vorrei rifarmi a una situazione più vicina a noi. In Francia, fino alla Seconda Guerra Mondiale, la Francia, che per entrambi è diventato il paese di adozione, in Francia l'educazione, nel sistema scolastico, l'insegnamento della storia, della letteratura, della filosofia era fortemente orientato nella stessa direzione, per cui la storia veniva ridotta a episodi di sofferenza, noi vittime dei misfatti nazisti, o di eroismo, per cui ci si riferiva a episodi specifici in cui l'armata francese e la resistenza francese aveva battuto i nazisti. Questa educazione si avvicina all'aforismo ricordatoci da Leibovitch, dall'umanità attraverso la nazionalità alla bestialità, anche se i francesi forse non hanno avuto occasione di esercitarli in questi termini, ma che è senz'altro servita al loro atteggiamento. Ricordiamo solo il 9 maggio del 1945, che è stata la festa della fine della guerra, quindi dell'emancipazione definitiva delle vittime. I francesi infatti avevano rivestito il ruolo di vittime, ma è il giorno stesso in cui i francesi hanno represso nel sangue la rivolta di Sétif in Algeria, e l'imprecisione stessa delle cifre di vittime tra le 1500 e le 30.000 vittime è indicativa, per cui la rivolta animata da quello stesso spirito che i francesi intendevano far valere
volere, cioè il diritto all'autodeterminazione, il diritto a vivere in libertà, e viene soffocata nel sangue, per cui il vissuto di essere o vittime o eroi rende impossibile la percezione degli altri in quanto vittime. E io credo che invece sia questa la lezione da trarre dal passato, e che si tratti in realtà di una situazione che tocchi tutti noi. Io non conosco a sufficienza la storia italiana, ma senz'altro potremmo rilevarne degli esempi anche nella vostra storia. Dire una cosa, non molto tempo fa ho letto un'intervista su Repubblica, forse no, ma si sente lo stesso. No, non si sente. Allora, non molto tempo fa ho letto su Repubblica un'intervista fatta a Lévi-Strauss, a Claude Lévi-Strauss, che è uno studioso molto anziano, e il giornalista gli chiedeva cosa aveva da dire del XX secolo. Lui ha risposto: dato che lui aveva avuto una vita fortunata, non aveva sofferto né fame, né sete, né brutalità, questa domanda aveva diritto a rispondere chi aveva sofferto il XX secolo. E ho trovato una risposta altamente nobile, di un animo nobile, una risposta così, di lasciare il diritto a chi aveva sofferto brutalità e violenza del XX secolo. A me è rimasto un dubbio, una perplessità, che chi ha sofferto le brutalità e le violenze di un arco di un secolo, secolo che lui ha visto e vissuto in presa diretta, ma di cui era stato risparmiato, per, come diceva lui, per la fortuna del suo destino, mi sono chiesto, effettivamente, chi ha sofferto queste brutalità si ricorderanno bene finché vivranno, oppure a quel tempo avviene una forma di amnesia? Ecco, la mia perplessità è stata questa qui. Oui, mais c'est une question qu'il ne faut pas m'adresser à moi, parce que je suis comme Lévi-Strauss, quelqu'un qui a vécu très tranquillement, échappant à ses souffrances. Donc tout ce que je peux dire, c'est comment je souhaite que les choses se passent, mais non pas comment elles se passent. Concrètement, il y a des individus qui ne parviennent jamais à sortir, à dépasser leur traumatisme qu'ils ont reçu et qui reste sous son emprise jusqu'à la fin de leur vie, et d'autres qui au contraire parviennent à le transformer en autre chose. Et ce que je peux dire seulement, c'est que ma sympathie va aux uns et aux autres, ma compassion va aux uns et aux autres, mais mon admiration va plutôt à ceux qui parviennent à transformer le traumatisme personnel en un moyen d'action dans le monde du présent et non plus du passé. Et dans un livre que j'avais écrit il y a quelques années qui s'appelait « Memoria del male, tentazione del bene », qui est un peu sur ce même sujet, je citais des exemples d'individus que j'admire, comme le grand écrivain russe Vassili Grossman, ou comme la grande ethnologue française Germaine Tillion, qui avait passé un an en prison et 2 ans à Ravensbrück, mais qui, en sortant de prison, après avoir écrit l'histoire du camp de Ravensbrück, s'est consacré corps et âme à la défense des individus pris dans le conflit algérien. Et donc, de ce traumatisme subi, qui était très fort dans son cas, parce qu'on avait tué sa mère quasiment sous ses yeux, à Ravensbrück, a réussi à faire a fondé là-dedans une attitude positive d'action dans le présent.
Mais vous voyez, c'est de l'admiration. Je ne sais pas comment moi j'aurais vécu cela. Bene, questa domanda non è una domanda da porre a me, perché come Levi Strauss anch'io ho vissuto in modo molto tranquillo, sfuggendo alle sofferenze, quindi quello che dico è ciò che auspico e non ciò che succede. Vi sono individui che hanno vissuto un trauma e vivono fino alla loro morte sotto l'influsso potente del trauma, altri invece che riescono a trasformarlo in qualcos'altro. Naturalmente la mia simpatia e la mia compassione va a entrambe le categorie, di queste due categorie, ma la mia ammirazione va a coloro che sono riusciti a trasformare il trauma personale in un mezzo di azione nel mondo del presente e non nel mondo del passato. In un libro che ho scritto qualche tempo fa, Memoria del passato, tentazione del bene, cito cito alcuni esempi di alcuni individui come Vasily Grossman o un etnologa che scrittore russo o un etnologa francese Germain Thion, che ha passato un anno in prigione, due anni in un lager a Ravensbrück. Costei ha consacrato, una volta uscita e dopo aver redatto un volume sugli anni di prigionia, si è consacrata anima e corpo alla difesa degli individui che coinvolti nel conflitto algerino. Quindi in questo trauma spaventoso da lei vissuto, la madre è stata praticamente uccisa sotto gli occhi a Ravensbrück, è riuscita a fondere un atteggiamento personale, un'esperienza personale in un'azione del presente. Io però non so se mi fossi personalmente trovato in quella situazione come avrei agito, non lo posso dire. Vorrei recuperare lo spezzone della domanda che ieri vous avez oublié, quella degli ebrei nelle diverse divise nazionali, se pone dei problemi di coscienza nello spararsi tra di loro in quanto appartenenti a nazioni diverse. Poi la domanda che volevo fare in parte è stata largamente superata dall'intervento del Signore e quindi ha già ricevuto ampia e esaustiva risposta, per cui mi limiterò in via riassuntiva a riallacciarmi alla locuzione struttura della memoria, e la memoria come una foto ingiallita, la memoria sbiadisce, per cui le vorrei che lei riprendesse il discorso sul rapporto che riesce a ricavare tra memoria ed emotività, cioè di chi ha vissuto, e memoria e commozione, che è dei posteri. C'è il signore, mi pare. Lei va cercando. Volevo fare una domanda ai due ospiti. Se è possibile fare un po' anche un'analogia con la situazione dei serbi oggi. La domanda mi viene, mi sembra che ponga un po' gli stessi problemi che avete posto. Mi viene questa domanda dal fatto di aver incontrato anche recentemente intellettuali serbi con cui mi sembrava molto difficile parlare. Questo grandissimo ostacolo dell'identità, questo grandissimo ostacolo della loro memoria antica, delle loro radici, eccetera, che impedisce di fare una lettura del presente, io direi secondo giustizia, ma comunque mi interessa molto la vostra opinione. Vediamo se raccogliamo qualche altra domanda. Sì, venga, venga, venga. E lei si prepari. Ecco qua. La mia non è una domanda molto intellettuale, è abbastanza semplice. Lei era presente ieri alla proiezione del filmato e volevo chiedere, siccome lei ha detto che forse adesso gli israeliani cominciano a guardarsi allo specchio, se lei ha parlato con qualcuno di questi che si guarda allo specchio, che cosa le ha risposto, che cosa vede, che immagine vede?
cioè, affronta questa immagine oppure muove e scappa via. Le volevo chiedere se poteva rispondere a questa domanda, perché purtroppo devo scappare per tornare a lavorare. Prego, c'è un'altra signora che deve... Venga, venga. Sia sintetica come la... Io penso che qualsiasi possibilità di trasformazione del passato in qualche cosa di positivo debba perlomeno ci deve passare attraverso la comprensione. Se noi non capiamo quello che è successo, come possiamo mutarci e mutare il nostro atteggiamento? Allora, sono due le domande che io ho a cuore. Una è semplice: ma qual è la specificità del popolo ebraico? Cioè, tutti gli ebrei che ho conosciuto erano persone squisite, ma questo popolo ha c'è un ebreo? Come si autodefinisce un ebreo? A prescindere da qualsiasi problema politico. L'altra domanda è: perché il nazismo? Perché un popolo della grandiosità del popolo tedesco a un certo punto assume un atteggiamento pazzo, omicida? Perché? Se non rispondiamo a queste domande, come possiamo cambiare? Dunque, io volevo fare due domande. Una relativa al discorso sull'analogia che anche quest'oggi Sivan ha fatto, e mi chiedo se questa difficoltà della, diciamo, ad arrivare all'analogia sia anche dietro la difficoltà ad avere un rapporto con le sofferenze altrui, perché l'identificazione è un meccanismo non di comparazione, ma è un meccanismo analogico. La possibilità di identificarsi nel dolore degli altri è un meccanismo analogico. Questo è il problema. Anche nel ricordo della propria sofferenza, che non è esattamente la sofferenza dell'altro e non è avvenuta nello stesso contesto. L'analogia è una figura anche, diciamo, l'altra cosa che volevo dire è se si poteva diffondersi un po' di più i nostri relatori. Potevano diffondersi un po' di più sulla questione delle specificità dei meccanismi della memoria che portano alla costruzione del nazionalismo, perché io credo che ci siano delle specificità relative a questa cosa, come a ogni costruzione. Signora, un attimo solo. No, ma cominciamo a rispondere. No, perché si sta bene. Io volevo, se mi permettete, aggiungere qualche cosa per la risposta che è stata data al signore che è intervenuto per primo, che ha chiesto se la memoria dei traumi subiti con gli anni nelle persone diminuisce o si offusca. Ecco, volevo rispondere in base all'esperienza personale, a contatti con molte persone che hanno subito dei traumi gravissimi nella guerra, che quando sopravviene la rimozione già nell'infanzia è terribile, perché si hanno manifestazioni psicotiche gravi per tutta la vita. Quando la rimozione non subentra, accade quello che è stato detto: o un rimanere prigionieri del trauma che per tutta la vita ti perseguiterà richiudendoti sempre più su te stesso, o questa uscita a combattere contro le ragioni che ti hanno fatto così soffrire per tutto il resto dell'umanità. Ma quando anche c'è questa reazione positiva di lotta per tutta la vita contro i fattori che portano alla guerra, alla persecuzione, alle stragi, eccetera, la memoria col passare degli anni non diminuisce, anzi può far meno soffrire personalmente, ma aumenta sempre di più col passare degli anni. La perdita di certe difese che si hanno nell'età forte aumenta sempre di più, tanto che Primo Levi si è ucciso, tanto che Emilio Lussu è morto urlando no, no, che sono le frasi con cui aveva cominciato le memorie dell'anno sull'altipiano, quando un suo soldato era saltato su una mina urlando no, no. Quindi
la vecchiaia, la debolezza fisica fanno avanzare questa memoria in modo sempre più impellente, ecco, e che in chi ha deciso di lottare contro queste cose diventa sempre uno stimolo, che diventa tutt'uno con la vita, non si pensa altro, non si vuol far altro che lottare contro le ragioni di quel male, ma quella memoria diventa sempre più viva e non se ne va mai, può far meno soffrire individualmente. Direi che si può cominciare a rispondere, se no si perdono. Aspetta un momento allora, cominciamo a rispondere adesso. Per cortesia, è possibile se può ripetere la prima domanda sui soldati, sì, che lei mi aveva detto poi fuori di avere oblio. Io, come pezzo della seconda domanda, le chiesi in che misura il popolo ebraico in divisa e quindi di nazionalità differenti in armi, in connessione allo spirito nazionalistico, poteva indurre gli ebrei, ripeto, che si sparavano contro perché indossavano divise diverse in quanto appartenenti a nazioni diverse, poteva questa appartenenza indurre loro a una qualche misura riduttiva, non dire di sedizione o di avversione allo stato di appartenenza. Cioè in che misura loro questo sentimento nazionalistico lo trasferivano nell'essere in guerra contro. Tu veux ou non? Tu veux que je réponde à quelques questions? Oui. Et je te laisse celle-ci et les Hébreux. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Merci. Où as-tu? Bon, excusez-moi si je réponds un peu dans le désordre. Pour ce qui concerne la Serbie, je pense qu'effectivement, les justifications et les discours qui ont été entendus pendant les conflits en Yougoslavie nous rapprochaient tout à fait des sujets dont nous avons parlé ici, et notamment du côté serbe, une identification systématique avec la victime, avec le statut de victime, dans lequel on trouvait une justification pour des actes bien contestables dans le présent. Kosovo-Pole, 1381, eh bien, cette défaite devenait la justification d'une conquête présente. Un peu après tout, comme Hitler avait fondé son éducation du peuple allemand sur le traité inadmissible de Versailles qui terminait la Première Guerre mondiale. Mais j'ajouterai que nous autres, enfin pas nous personnellement, mais les Occidentaux, nous avons aussi abondé dans les mêmes comparaisons abusives. Et j'avais relevé un nombre de citations incroyables de la part de Clinton, de Madeleine Albright, de Richard Holbrooke, son envoyé spécial de l'époque, à l'époque de la guerre en Yougoslavie. Clinton disait par exemple « Je suis comme Churchill » qui disait « il vaut mieux refuser Munich et bombarder l'Allemagne tout de suite ». Mais évidemment, cela reposait sur une assimilation de deux situations qui, il faut bien l'admettre, étaient fortement différentes. Où Holbrooke, donc l'envoyé spécial de Clinton, disait «
je me sens comme Raoul Wallenberg, vous savez, ce courageux diplomate suédois qui, au péril de sa vie, sauve des centaines de milliers de vies de juifs persécutés à Budapest en 1944, en oubliant que lui, il ne court aucun danger et qu'il ne s'agit pas du tout de rencontrer Himmler, mais de rencontrer des gens qui ont peur de lui, etc. Donc, je dirais que de ce point de vue, l'État, les abus sont assez largement partagés par tous les acteurs de cette triste histoire. Bene, scusate se rispondere un po' in disordine. A proposito della Serbia, effettivamente sono state fatte delle giustificazioni anche nei discorsi che si sentivano nel periodo dei conflitti in Jugoslavia, sia e nello specifico da parte dei serbi, in cui i serbi si identificavano sistematicamente con lo statuto della vittima e quindi trovavano giustificazione per esempio nell'evento accaduto nella storia kosovara a Pole nel 1381, in cui i serbi avevano subito una tremenda sconfitta, come a giustificazione delle conquiste del presente. E naturalmente questo è analogo alla politica di Hitler, che ha fondato l'educazione del popolo tedesco sull'inammissibile trattato di Versailles, che aveva concluso la prima guerra mondiale. Naturalmente noi occidentali in generale affondiamo e ci progettiamo nel stesso tipo di comparazioni abusive. Io ho raccolto un numero di citazioni enorme, assai incredibili, da parte di Clinton, di Margaret Albright e di Richard Holbrooke, l'inviato speciale di Clinton in Jugoslavia. Per esempio, Clinton ha affermato: sono come Churchill, quando disse meglio rifiutare un monaco e bombardare immediatamente la Germania. Naturalmente questo tipo di assimilazioni non sono ammissibili. O anche una presa di posizione di Holbrooke, che si è paragonato a Raoul Wallenberg, un diplomatico svedese che durante la Seconda Guerra Mondiale ha tratto in salvo migliaia di ebrei a Budapest, quando invece Holbrooke non correva alcun pericolo di andare incontro a Himmler, ma si sarebbe piuttosto incontrato con individui che lo tenevano. Per cui è chiaro che anche questi abusi, questo tipo di abusi è molto diffuso anche da noi. Il y avait une autre question immense qui est d'où viennent les nazis? Et si nous ne comprenons pas d'où ils viennent, comment pouvons-nous empêcher qu'ils ne reviennent? Je dirais que d'abord, l'histoire ne permet pas d'expliquer tout. Et qu'il y a, il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévisible dans l'histoire aussi. Et c'est même ce qui fait qu'il y a histoire. L'histoire n'obéit pas, comme la biologie, à des lois que nous pouvons identifier facilement. Il y a de l'imprévu parce que les êtres humains sont capables d'agir contre les déterminations qu'ils subissent tout le temps. Et sans cela, l'histoire n'existerait pas. Il y aurait la répétition des mêmes événements. Mais si nous ne pouvons pas expliquer entièrement le phénomène du nazisme, nous pouvons quand même identifier beaucoup d'éléments qui l'ont rendu possible, qui l'ont rendu dangereux. Nous pouvons, je viens de rappeler, la fin de la Première Guerre mondiale, qui contient une leçon terrible, à quel point il faut savoir, dans une guerre, à la fin d'une guerre,
Alors je vais interrompre cette phrase. Je voudrais rappeler qu'un écrivain français, Romain Gary, disait « Il faut prier pour les vainqueurs dans une guerre. Il faut prier pour les vainqueurs. C'est surtout la position du vainqueur qui est dangereuse. Et pourquoi ? Parce que le vainqueur croit qu'il est, il confond la victoire avec le bien. » Alors que le vaincu, au moins, c'est qu'il a été défait. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, on n'a pas traité les vaincus comme simplement ceux qui s'étaient avérés plus faibles. On a voulu aussi qu'ils aient eu tort, alors que les torts dans la Première Guerre mondiale étaient assez largement partagés entre toutes les nations européennes. On a oublié aujourd'hui, mais on voulait absolument qu'il y ait une justice internationale, un procès de l'empereur Guillaume II, et seule sa protection par son cousin aux Pays-Bas, Wilhelm der Zweite, seule sa protection chez ses cousins aux Pays-Bas lui a permis d'échapper un procès qui aurait préfiguré celui de Nuremberg. On pourrait longuement parler du système d'éducation, le drill allemand, comme la grande psychohistorienne Alice Miller l'a fait dans ses études sur l'éducation. On pourrait parler de cette idéologie qui permettait justement, en passant par le nationalisme, d'aller vers la bestialité. Donc il y a toute une série d'ingrédients, mais je ne sais pas si on les ajoute, on produit mécaniquement pour autant les nazis. Il y a aussi de l'imprévisible. Questa seconda domanda che mi è stata posta, da dove viene il nazismo, una domanda immensa, e da dove viene se non lo si comprende, come impedire che torni, ma la storia non permette di spiegare tutto, c'è anche dell'inatteso, dell'imprevedibile, che è proprio ciò che costituisce la storia. La storia infatti non obbedisce a leggi prevedibili come la biologia. Esiste l'imprevedibile perché siamo esseri umani, in quanto tali agiamo contro le determinazioni che subiamo, senza ciò la storia non esisterebbe, esisterebbe soltanto una ripetizione di eventi. Ora, detto questo, possiamo cercare di individuare degli elementi che hanno reso possibile il nazismo. Intanto la conclusione della Prima Guerra Mondiale deve rappresentare una lezione per noi. Infatti, fino a che punto occorre sapere, alla fine della Prima Guerra Mondiale, non voglio fermarmi e voglio piuttosto ricordarvi un scrittore francese, Romain Gary, che afferma che occorre pregare per i vincitori. Infatti sono i vincitori che occupano una posizione pericolosa, perché i vincitori confondono la vittoria con il bene. Alla fine della Prima Guerra Mondiale i vincitori non sono stati trattati come coloro che sono, scusate, i vinti non sono stati trattati come coloro che si sono rivelati i più deboli, bensì coloro che avevano tutto il torto, mentre sappiamo bene che nella Prima Guerra Mondiale il torto era ampiamente condiviso da tutte le parti in causa e si intendeva istituire un processo a Guglielmo II che se non fosse riuscito, grazie alla protezione del cugino nei Paesi Bassi, a sfuggire a questo processo, avrebbe subito un processo che avrebbe prefigurato il processo di Norimberga. Un altro ingrediente è senz'altro quello dell'educazione in Germania, il cosiddetto drill tedesco, come l'ha definito la grande psicostorica Alice Miller, che ha consentito, che ha permesso che l'ideologia attraverso il nazionalismo si trasformasse l'umanità in bestialità.
Et je réponds à une troisième question, ensuite j'arrête. Comment passer de la comparaison à l'analogie? Comment passer de la mémoire littérale à la mémoire exemplaire? Je pense que on peut suggérer un test pratique. Si l'événement passé dont je me souviens, c'est « j'ai souffert » ou « nous avons souffert », on peut commencer par changer le sujet de la phrase et se demander « qui d'autre a souffert ? Qui d'autre souffre aujourd'hui même ?» Ce n'est pas une garantie, mais c'est déjà un premier pas qui libère de quelques clichés. Ebbene, una terza domanda a cui vorrei rispondere è come passare dalla comparazione, dal confronto all'analogia, cioè come passare dalla memoria letterale alla memoria esemplare. Posso suggerire un testo pratico, cioè se l'evento passato che ricordo è io ho sofferto, noi abbiamo sofferto, possiamo iniziare mutando il soggetto dell'enunciato e interrogandoci su chi altro ha sofferto e chi altri soffre tuttora. Non è una garanzia, ma forse un primo passo che ci libera dai cliché. Je vais commencer par répondre à la question de soldats juifs dans les armées, la question de l'enragissement nationaliste, est-ce que c'est des exportateurs ou des agents de nationalisme, si j'ai bien compris la question. Et je voudrais la réagir un petit peu parce qu'elle va me ramener à l'impossibilité de répondre à la deuxième très grande question, qui est que, si vous voulez, il n'y a pas pendant très longtemps, une attitude spécifiquement juive au sein de Nation. Il y a une réaction peut-être juive, mais non pas une attitude spécifique. Vous le savez, que Dreyfus, l'officier français, presque découvre sa judéité lors de son procès. Et Dreyfus était un nationaliste français. Et les soldats juifs dans les armées de la Première Guerre mondiale, y compris dans l'armée allemande, eh bien, ils ont agi autant qu'allemands. Je dirais plus que ça. Si vous voulez, prenez l'exemple des attitudes de certaines communautés juives pendant les premières années de nazisme. Prenez l'exemple de la communauté juive en France, pour lesquelles, avec l'application des lois anti-juives, première loi anti-juive de Pétain, qui était initiative française, qui n'était pas à la demande de nazis encore, eh bien, la communauté juive française, française des souches, si vous voulez, a appelé les immigrants juifs à aller s'inscrire dans les préfectures, à les donner leur nom, ce qui a servi évidemment après aux déportations, pour montrer leur intégration, pour agir en tant que bons citoyens. Je ne pense pas qu'en l'occurrence, il y a une spécificité d'action, et quand vous posez la question de soldats juifs, posons la question de soldats du courant. Pour en finir avec les exemples, Henry Kissinger, ministre, secrétaire d'État américain, responsable parmi d'autres de la guerre de Vietnam, était juif. Ça ne fait pas, à aucun moment, porte une responsabilité juive sur la guerre de Vietnam. Et pourtant, il en était. D'une certaine manière, ces regards aller chercher l'agissement spécifique juif est un des malheurs des juifs. Ça, c'est pour la première question. Esempi di diserzione, io volevo. Non, mais là encore, c'est-à-dire les déserteurs juifs ne sera pas un déserteur juif, il sera un déserteur français, un déserteur italien, etc. C'est a posteriori qu'on pourra demander. Vous savez, il ne manque pas
des tortionnaires juifs français en Algérie. Mais en l'occurrence, il s'agit des tortionnaires français en Algérie. Il ne s'agit pas des tortionnaires juifs en Algérie, comme il ne s'agit pas d'ailleurs des tortionnaires protestants, catholiques, athées ou communistes. A proposito della domanda sui soldati ebrei nei diversi eserciti e sullo spirito nazionalista che li animava eventualmente, quindi diventavano agenti del nazionalismo, se ho compreso bene la domanda, che mi porta anche a collegarla all'impossibilità di rispondere alla seconda interrogativo che mi è stato posto. E la seguente, la mia risposta: non esiste un atteggiamento specifico ebreo all'interno delle nazioni, forse si può parlare di una reazione ebraica, sì, ma senz'altro non di una specificità ebraica nell'atteggiamento degli ebrei. Pensiamo a Dreyfus, ufficiale dell'esercito francese, che sembra quasi scoprire la propria ebraicità nel momento del processo, del suo processo. Egli è innanzitutto un nazionalista francese, e questo vale per i soldati ebrei dei diversi eserciti nella prima guerra mondiale, parlo di quelli anche nell'esercito tedesco, che combattevano come tedeschi e non in quanto ebrei. Questo tipo di atteggiamento si riflette anche nella posizione di talune comunità ebraiche nei vari paesi dell'Europa nei primi anni del nazismo, per esempio della seconda guerra mondiale, per esempio anche la comunità ebraica in Francia, nel momento in cui fu varata la legge razziale, la prima legge razziale per opera di Pétain, non in risposta a un invito dei tedeschi, dei nazisti, ma proprio di origine francese, puramente francese, bene, la comunità ebraica francese invita i propri membri a presentarsi e a iscriversi alle prefetture, procedimento che naturalmente poi faciliterà la deportazione degli ebrei, per mostrare la perfetta integrazione degli ebrei in quanto cittadini, buoni cittadini, per cui io sottolineo una aspecificità in questo senso. Ricordiamo anche altri ebrei, penso a Henry Kissinger, che è stato il responsabile principale della guerra in Vietnam, che non ha mai addotto alcuna responsabilità ebraica alla guerra del Vietnam, quando invece forse c'era anche questa motivazione alla base. Per cui forse il problema è che forse gli ebrei stessi vanno a cercare una specificità che non esiste, a posteriori la vanno a cercare. Cioè, innanzitutto, anche per rispondere alla sua domanda, il disertore ebreo non esiste, esiste il disertore francese o italiano, anche quando è ebreo. E neanche non esistono nella guerra d'Algeria i torturatori ebrei francesi, esistono i torturatori francesi. Et pour en finir avec ce petit élément, mais qui me paraît important, vous avez posé la question de désertion. Je voudrais vous donner l'exemple des résistances. En France, il y avait les groupes de la résistance juive qui s'est réunis en tant que résistance juive, et il y avait la grande résistance communiste dans laquelle il y avait beaucoup de juifs. Et aujourd'hui, il y a un effet assez intéressant, c'est-à-dire de nos jours, quand je dis aujourd'hui, il y a un effet intéressant à compter les résistants juifs communistes comme faisant partie de la résistance juive en France, alors que spécifiquement, précisément, ils refusaient cette qualification de résistants juifs, ils étaient résistants communistes. Et donc, je trouve que, justement, aller chercher à l'intérieur, essayer de trouver un agissement spécifiquement juif nous amène à cette grande question, mais qu'est-ce que la spécificité juive? Alors, puisque nous n'avons pas devant nous 2000 ans pour pouvoir débattre à la question, je vais essayer d'y répondre à cette question sur laquelle on ne peut pas répondre, mais la question même, peut-être, elle est le signe d'un début de définition.
almeno casi di coscienza. Abbiamo poco tempo. Dunque, e per collegarmi anche all'aspetto della diserzione, in realtà io ora voglio parlare della resistenza per portarvi un ulteriore esempio. In Francia si sono formati dei gruppi di resistenza ebrea che si definivano come tali, mentre nei grossi movimenti e gruppi della resistenza comunista vi erano anche numerosi ebrei. Ebbene, oggigiorno attualmente si cerca di riportare e di contare quindi nel numero dei partigiani ebrei anche i partigiani ebrei comunisti che in realtà si erano rifiutati di autodefinirsi ebrei, ma erano entrati nelle fila della resistenza dei partigiani comunisti. Quindi questo tentativo di cercare di individuare un agire specifico ebraico è erroneo. Per passare alla seconda domanda, dato che non abbiamo 2000 anni dinanzi a noi per discutere chi sono gli ebrei, bene, la domanda stessa mi sembra un segno di un inizio di definizione. Peut-être avant de répondre, on va laisser à ce jeune garçon qui est au bout et je vais répondre à la question de miroir parce qu'il paraît que la dame devait partir. Non, elle est là, elle est là. Dunque, prima forse di rispondere, vorrei lasciare un attimo la parola a questo giovane signore che è in piedi in attesa e poi risponderò alla domanda della signora sul rispecchiarsi. Io volevo collegarmi al discorso che ha fatto ieri sera. Sono state mostrate una serie di tensioni concettuali in qualche modo attraverso tutto il documentario fra in qualche modo l'idea di continuità rispetto alla storia ebraica in cui si pone lo Stato di Israele e la rottura e la dimensione utopica invece della fondazione dello Stato. Il ruolo della Shoah dentro questa tensione, che è stata poi sintetizzata nel passaggio e nella relazione tra vittima ed eroe, forse il processo Eichmann ha rappresentato uno degli snodi di questo passaggio, chiedo, proprio diciamo nell'elaborazione del passaggio da vittima ad eroe, nella misura in cui la figura della vittima della Shoah era in qualche modo lo spettro che non doveva più ripresentarsi nella storia degli ebrei. E poi due questioni velocissime invece sull'attualità degli studenti che mi tengono. La questione dell'immigrazione ripone a noi in Europa, nel cuore della civiltà, la possibilità di questo passaggio dall'umanità alla nazionalità, alla bestialità, e quanto il criterio nazionale diventa un criterio di legittimazione dell'ingiustizia e divisione e gerarchizzazione dell'umanità in qualche modo. E mi viene in mente la categoria di Abdelmalek Sayyad per leggere le migrazioni contemporanee, di pensiero di Stato come categoria fondamentale attraverso cui l'immigrazione viene pensata ed è in qualche modo la chiave attraverso cui inferiorizzare e giustificare l'inferiorizzazione di una categoria di esseri umani. E poi se in qualche modo la questione della guerra al terrorismo e della risposta agli attentati che l'Occidente ha subito non pone esattamente questa questione della possibilità di elaborare il dolore, in una maniera diversa dal trasformarsi da vittime in carnefici e in qualche modo in eroi, se non è un po' la condizione in cui ci troviamo. Per rispondere alla dame, preparare il déjeuner. Quand j'ai parlé hier du fait qu'Israël est en train d'être vu dans les pays et qu'il appartient à ce moment dans lequel
certains des Israéliens se regardent dans le miroir, et j'en peux un petit peu en témoigner à travers mes étudiants, comment ils se regardent. Se regarder dans le miroir n'est pas encore la solution, je dirais même que ça ne peut aussi qu'accentuer le problème. Un des problèmes, c'est que ces processus des mémoires collectives qu'a construit, c'est nous, Israéliens, c'est nous qui a été composé à partir de négations d'un côté, de mise en avant de certains miroirs, de certains mémoires, et bien les nous, Israéliens, si on le met dans le miroir, et on réalise que ceci est une construction parfois artificielle, en tous les cas, construction de pouvoir, il y a un problème de substitution identitaire. Sans cela, quelle est l'identité israélienne? Si nous ne sommes pas les descendants de Pharaon et les Pharaons, les descendants de victimes, de survivants de la Shoah, si nos ennemis ne sont pas la continuité justement de Pharaon, de Hitler, etc., alors qui est notre ennemi? Qu'est-ce que nous sommes? Quelle est l'identité israélienne si l'identité israélienne a été construite en grande partie sur la négation du judaïsme? En tous les cas, par la négation de l'exil et par ces deux idées fondatrices du sionisme, négation de l'exil et retour à l'histoire, c'est-à-dire cette idée que les juifs non-nationaux, ils étaient en dehors de l'histoire. Et bien, à partir de là, il y a un réel processus de travail de mémoire. Le travail de mémoire qui va s'opposer, d'un côté, à ces devoirs de mémoire, de l'autre côté, un travail réel de justice, un travail de justice fait, entre autres, à travers les questions de travailler en 1948, les mouvements de nouveaux historiens, essayer de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'idée de l'innocence absolue de la victime d'un côté, ou de l'héroïsme résistant de l'autre, et commencer à confronter la réalité. Commencer à confronter la réalité aujourd'hui pour les Israéliens est une difficulté extraordinaire, puisqu'il faut comprendre que les 60 ans, et ce ne sont pas seulement 60 ans de l'existence d'État, les 60 ans et le processus de sionisation de la communauté juive en dehors de l'État d'Israël, en dehors de la Palestine avant l'État d'Israël, a réussi d'une certaine manière de substituer en effet l'israélité ou le sionisme à la judaïté. Donc on est devant l'abîme, plus que l'abîme qui est aussi une grande possibilité. Ebbene, in effetti nel momento ormai apparteniamo a un momento in cui alcuni si guardano allo specchio e naturalmente guardarsi allo specchio non rappresenta di per sé una soluzione perché può anche accentuare i problemi, per esempio il problema che consiste nel processo di una memoria collettiva che costruisce questo noi israeliano e che è una costruzione artificiale e che pone in essere il problema della sostituzione dell'identità, cioè senza questo processo di costruzione identitaria qual è la nostra identità in quanto israeliani? Perché come abbiamo detto, l'identità è costruita sulla negazione del giudaismo e sulla negazione dell'esilio, che quest'ultimo punto, assieme al ritorno alla storia, rappresenta uno dei cardini del sionismo, cioè gli ebrei non nazionali si ponevano al di fuori della storia, è necessario un lavoro di memoria che si oppone invece a questo dovere di cui si parlava prima, e quindi un lavoro di giustizia che alcuni, per esempio alcuni movimenti, quali i nuovi storici, hanno intrapreso. Ma naturalmente il doversi confrontare con la realtà è durissimo per gli israeliani, perché negli ultimi 60 anni, ma in realtà anche accompagnato al processo di sionizzazione delle comunità ebraiche al di fuori dello Stato e prima della fondazione dello Stato di Israele, ha imposto la sostituzione
transizione dell'israelità all'ebraismo. Quindi dove ci troviamo ora? Ci troviamo davanti all'abisso. Senz'altro può essere una condizione anche molto creativa e costruttiva. Mais je vais finir parce que vraiment c'est trop large pour définir quelqu'un a posé la question de la spécificité, mais c'est quoi en France cette spécificité juive? Eh bien pour les juifs pratiquants, les juifs croyants, la question n'est pas un problème. La question elle est très simple, ils ont fait partie de ce peuple élu au devoir, mais pas au élu. Droit, et puis au devoir, les devoirs de porter les jugs de commandement, alors que les autres sont exonérés. Voilà. C'est-à-dire, souvent on a l'impression que cette élection elle est un plus, et bien c'est un plus, c'est simplement porter les fardeaux de devoir les commandements, les 200 et plus commandements de la Torah. Et donc pour les juifs religieux, la question ne se pose pas. Pour lui, la réponse est simple. Mais quand on pose la question, mais qu'est-ce qui est l'identité juive, évidemment qu'on la pose à travers la question, mais qu'est-ce que c'est être un juif laïque? Eh bien, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est être un juif laïque. Moi je ne sais pas non plus quelle est la spécificité juive. Je peux dire simplement une chose, c'est la conscience de l'être. Voilà, la conscience de l'être, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent le matin et qu'on les pose la question, qu'est-ce que vous êtes, je suis juif. Et donc, moi, ça ne m'arrive pas beaucoup, pas tous les matins, mais en tous les cas, j'ai la conscience de l'être. Et donc, ça serait ma seule réponse comme une introduction à cette grande discussion. Et pour conclure, riguardo alla specificità ebraica, insomma, cos'è questa specificità ebraica? Vedete, per gli ebrei praticanti la questione non si pone neanche. Poiché si sentono, anzi appartengono al popolo eletto, ma guardate bene, eletto al dovere, sottoposto al giogo dei 200 e più comandamenti della Torah, al fardello di questo dovere. Ma se chiedete a me cos'è l'identità ebraica, cosa vuol dire, cos'è essere un ebreo laico, bene, non lo so, io non so cosa sia la specificità ebraica se non la coscienza dell'esserlo, per cui non è che la mattina mi sveglio e mi chiedo ma cosa sono, sono ebreo, qual è la mia specificità, se non avere la coscienza dell'esserlo. Non è che l'inizio di questo interessantissimo dibattito. No, la coscienza di essere ebreo. La coscienza di essere ebreo. Célèbre phrase, elle est la phrase, ils sont partis comme des moutons à l'abattoir, qui existait encore dans les manuels scolaires, d'ailleurs pour moi j'étais à l'école israélienne, ils sont partis comme des moutons à l'abattoir. Et en effet, dans les discours d'ouverture de procureur général
de l'État. Il termine son discours en disant voilà, il y a eu d'un côté l'horreur, la terreur, la mort, mais de l'autre côté, il y a eu les jeunes mouvements sionistes qui ont combattu d'une façon héroïque contre le monstre nazi. Le procès Eichmann a été construit de cette façon, dans lequel il y avait un savant dosage entre d'un côté la victime, représentant les juifs du passé, et de l'autre côté les résistants, qui représentaient les juifs d'avenir. Il avait une fonction, le procès Eichmann a une fonction dans cette construction qui est, il y a une identité passée, il y a une identité future, c'est-à-dire l'identité future et l'identité du combat. L'identité des combats, quand on est attaqué en tant que juif, on répond en tant que juif, l'armée juive, l'idée de bastion, ce qui va donner plus tard l'idée que l'État d'Israël et l'armée israélienne, par son nom même, est une armée qui n'est qu'une armée de défense, voire une armée de vengeance historique. Sans le dire de cette façon-là. Donc, en effet, le procès Eichmann, il va être le moment très important pour construire la figure héroïque d'un côté, mais aussi la figure victimaire, cette double figure dans laquelle parle régulièrement Rov, qui est la figure mémoriale par excellence, mais dans laquelle la société israélienne, dans les jeunes israéliens, doit adhérer des côtés de résistants. Mais ceci a aussi changé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on revient, on se regarde dans les mêmes du droit, on regarde à nouveau la façon arrogante, voire méprisante qu'on a regardé les survivants de Pont, la façon qu'on les a jugés un petit peu hâtivement, et la façon qu'on a exploité d'une façon exagérée les révoltes dans les camps, non pas qu'ils n'étaient pas héroïques, non pas qu'ils n'étaient pas, en effet, des actes qu'on ne peut qu'admirer, mais qui n'étaient pas seulement fait par les sionistes. Un des exemples, c'est les ghettos de Varsovie. La narration officielle israélienne pendant les années était les ghettos de Varsovie et la révolte, était la révolte des mouvements, des jeunes mouvements sionistes. Aujourd'hui, on revient aussi sur cette histoire-là. Ce n'est pas seulement les sionistes qui ont combattu, c'est les bouddhistes. En effet, je répète, à travers le procès Eichmann, on construit la nouvelle figure. Et quand on regarde les archives de procès, on regarde le public qui était là régulièrement pendant le mois de procès, et bien on a amené surtout l'armée. L'armée était d'une façon physique, très présente parmi le public de procès à Eichmann. C'était une leçon. C'était une leçon pour la jeune génération. C'est comme ça que ça a été présenté, sachant qu'il fallait rompre cette idée de négation de l'exil, ne pas un élément idéologique. Est un fort acte, la négation de l'exil des Juifs d'Orient, si vous voulez, la négation de mémoire des Juifs d'Orient, elle était encore plus importante de celle d'Occident. Alors que la mémoire des Juifs occidentaux pouvait servir comme leçon, si vous voulez, l'État assiégé, la mémoire des Juifs d'Orient, au contraire, elle était une leçon un petit peu gênante, puisque, voilà, ce n'est pas un paradis le passé de Juifs dans les pays musulmans, mais en tous les cas, ce n'est pas une histoire qui se termine par un génocide. Dunque, senz'altro il processo Eichmann che ha avuto luogo nel 61 partecipa ed è un elemento fondativo dell'identità israeliana. In effetti prima del processo Eichmann la voce dei sopravvissuti non esisteva, non avevano voce né testimonianza in capitolo, anzi erano oggetto anche disprezzo dei nuovi ebrei che manifestavano appunto disprezzo verso gli ebrei sopravvissuti. E, in effetti il procuratore generale dello Stato di Israele conclude il suo discorso descrivendo da un lato e mostrando da un lato il terrore e dall'altro però i giovani che tanto si erano andato da fare nei movimenti di sollevamento
sollevamento all'interno dei campi e che avevano combattuto eroicamente contro il mostro nazista. Quindi senz'altro il processo Eichmann rappresenta un dosaggio sapiente di queste due figure, da un lato le vittime che rappresentano, rappresentate dagli ebrei del passato, dall'altro i resistenti, coloro che hanno posto resistenza e che rappresentano gli ebrei del futuro. Per cui il processo ha una funzione di costruzione di identità del passato e di identità futura del combattente, dell'esercito ebraico che è il bastione contro il mostro che attacca, che si trasforma poi in Stato israeliano, in esercito israeliano, che è un esercito di protezione del paese, ma anche che assume una funzione di vendetta storica. Qui la società, in qualche modo a questa visione, la società aderisce. In effetti diciamo che l'ebreo del futuro, come si diceva prima, ha una posizione inizialmente arrogante e anche giudicante nei confronti dei sopravvissuti. E d'altra parte le rivolte nei campi, che senz'altro furono ammirevoli, hanno subito anche un processo di esagerazione, poiché non furono soltanto opera dei sionisti, questo vale anche nella rivolta del ghetto di Varsavia, per esempio. Per cui è vero che attraverso il processo Eichmann si costruisce una nuova figura importante nella fondazione dell'identità israeliana. Peraltro, se si guardano anche i documentari e i documenti negli archivi, l'esercito era presente, fortemente presente durante il processo stesso, c'erano moltissimi militari presenti, poiché il processo diventa una lezione per la nuova generazione. D'altra parte, la negazione dell'esilio, uno degli elementi importanti del sionismo, e la negazione è un atto preciso, la negazione dell'esilio degli ebrei d'Oriente e la negazione della memoria degli ebrei d'Oriente è più importante di quella invece degli ebrei dell'Occidente, poiché la memoria, la storia e l'esilio degli ebrei d'Oriente forse è più imbarazzante. Je ne vais pas vraiment répondre sur le terrorisme, c'est un autre sujet, mais je voudrais juste ajouter un mot, et c'est peut-être la dernière, il est temps de finir. Je voudrais encore commenter sur ce que vient de dire Eyal. Il est très intéressant de remarquer que ces deux figures exemplaires du héros et de la victime n'ont pas du tout joui du même prestige à des différentes époques. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il n'était pas du tout question de valoriser le statut de la victime. Cette mutation se produit quelque part au milieu des années 60 et depuis, elle n'a fait que se renforcer. Et il y a un exemple très intéressant en France sur le statut des différents déportés. Vous savez, il y avait des déportés politiques et des déportés raciaux. Et en 1945, lorsque les portes des camps se sont ouvertes et qu'ils sont revenus en France, ceux qui ont survécu, toute l'admiration allait aux politiques. Parce que eux, ils avaient fait quelque chose, ils s'étaient battus, c'était des héros. Et les déportés raciaux n'avaient fait que subir, donc on n'avait pas à les louer. En revanche, depuis le milieu des années 60, le discours s'est inversé et on dit maintenant, au fond, ceux qui ont combattu, ils étaient d'une certaine façon
pour une bonne raison dans les camps. C'était des ennemis, c'était des combattants. Mais ceux qui n'ont rien fait, ils ont été amenés là, ils ont été exterminés pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Et de ce point de vue, le crime est plus grand. Et par conséquent, le mérite, la créance qui en découle est plus grande aussi. Ce qui provoque des fortes tensions dans les, il faut bien dire, diminuant de plus en plus, groupes de survivants de déportés, parce que les déportés politiques se sont sentis comme dépossédés de leur auréole d'être les meilleurs déportés par les déportés raciaux. C'est paradoxal et un peu triste, mais du point de vue historique, je pense que c'est un phénomène tout à fait intéressant, tout à fait significatif, comment, à un moment donné, on est passé de l'un à l'autre. Ora voglio dire un'ultima parola, sarà davvero l'ultima perché è ora di concludere, a commento di quanto Iara ha appena raccontato. È molto interessante notare che queste due figure esemplari, quella dell'eroe e quella della vittima, non hanno goduto della stessa attenzione in ogni momento storico. All'indomani del secondo conflitto mondiale abbiamo visto valorizzare lo saluto della vittima, che questo fenomeno invece ha subito una mutazione a metà degli anni 60. Da allora si è andato via via rafforzando, scusate, valorizzare lo statuto dell'eroe. In Francia, per esempio, lo statuto si è assegnato uno statuto diverso dalle diverse categorie dei deportati, quelli politici e quelli razziali. Nel 1945, quando si furono aperte le porte dei lager e i sopravvissuti rientrarono, per esempio, in Francia, l'ammirazione andava ai deportati politici che avevano fatto qualcosa, si erano battuti, erano degli eroi. Mentre i deportati razziali, come dire, erano di una categoria inferiore, perché in fondo avevano soltanto subito, quindi non erano degni di lodi. A partire da metà degli anni 60 il discorso si è ribaltato, quelli che hanno combattuto in fondo avevano dei buoni motivi per essere sui campi di battaglia. Quelli invece che non hanno fatto niente e sono stati sterminati per quello che erano, non per quello che avevano fatto, diventavano oggetto di maggior merito, poiché avevano subito un crimine maggiore. Questo ha provocato della tensione che, devo ammettere, via via è andata scemando tra gruppi diversi di sopravvissuti di deportati. I deportati politici si sono sentiti spossessati di quell'aura da parte dei deportati invece razziali, fenomeno paradossale ma che da un punto di vista storico è estremamente interessante e significativo. Della conduzione delle nostre discussioni. Grazie anche a Bibi per il splendido lavoro. Lasciamo aggiungere un ringraziamento particolare a Mariana Totti, perché anche quest'anno siamo riusciti a fare l'incontro con Orenti Sarche, l'incontro con Suad Amiri, questo splendido dei due giorni che abbiamo fatto con la proiezione del film questa mattina. E devo dire, tutto questo nasce solo da passione. Passione per le questioni che stiamo cercando di porre una discussione, e devo dire, spero che sia giusto quindi sottolinearlo in questo modo. E soprattutto grazie a tutti voi per stare con noi.